Benvenuti ai compiti di Master and Servant. Stiamo giocando a Crusader Kings. Abbiamo fatto partire da zero una nuova partita perché ho perso il salvataggio, come ben sapete, forse se ci state seguendo, dell'altra partita, porca puttana. E iniziamo dall'Irlanda. Siamo nel 769, quindi grazie a un'espansione ho portato indietro l'asticella del tempo. E abbiamo visto qualcosa durante il primo episodio, anche se ho dovuto far ripartire da zero la partita per alcuni problemi legati alla registrazione dell'audio, quindi di bene in meglio. Qual è l'obiettivo di questi compiti? È quello di partire dall'Arjalla e Tir Eogain e conquistare, fondare il ducato dell'Ulster, questo qui. Per farlo abbiamo bisogno del 50 più 1 dei territori, 50% più 1. Quindi dobbiamo prendere Ulaid o Tir Cronail. Tir Cronail abbiamo un parente, come vedete dal nostro sangue, mentre questo qui è figlio di nessuno e quindi io direi di andare qua. Però la prima cosa che dobbiamo fare è trovarci una moglie, come ci chiede il nostro bricconcello qua. Trovare un'ambizione, trovare un focus e dare da studiare ai nostri due bambini. Bambini, in realtà abbiamo un figlio e abbiamo un protetto. Come personaggio non ci è andata assolutamente male, ripartendo da zero le statistiche del personaggio cambiano. In realtà erano buone anche quelle di prima, però queste sono oggettivamente interessanti, soprattutto perché ho bisogno di uno stato marziale alto per far guerra, perché avendo la legge di successione elective Gavel Kinged, rischio di dividere i miei territori tra i figli. Ne ho uno solo, adesso non è un problema, ma dovessi generare un secondo figlio, mi vedrei questi due territori divisi, a meno che non ci sia un ducato a dominarli tutti, come la Cina. E poi dobbiamo sistemare il consiglio. Il consiglio è schifoso, tranne lo steward e in realtà anche lo spymaster non è male, e anche il chaplain di corte non fa schifo, però abbiamo questi due signori che hanno il pugno della primula rossa alzato che devono avere un posto in consiglio e fanno pietà. Quindi vediamo le loro statistiche. Questo potrebbe diventare uno steward o potrei metterlo a fare learning, meglio. Perché il steward è molto buono. Questo è il learning, questo qui fa veramente cagare e lo mettiamo. Ok, dobbiamo giocarcelo così. Dobbiamo mettere uno purtroppo al posto dello steward e uno al posto del cappellano di corte. Lo steward ha niente, se la prenderà un sacco, però mi dispiace molto. Ma ho bisogno di quel punticino lì. Lo Spymaster ha 11. Un po' una merda. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa con un po' più di spia. No, però ce lo invitiamo. Quindi iniziamo subito dagli scambi qua e teniamo fermi il tempo. Abbiamo detto che questo che fa veramente schifissimo al cazzo può diventare un cappellano di corte. Quindi facciamo un cambia posizione in consiglio, fallo, e lo facciamo diventare il cappellano di corte. Ok, così lui è felice, mi abbassa un po', però ok. Il secondo che fa veramente cagare, a me serve un fortissimo punteggio di diplomazia per creare una claim su Ulaid. Dobbiamo piazzarlo, abbiamo detto, il Marshall fa veramente vomitare. Allora, Marshalling, abbiamo un 16 e Fedak è il mio nuovo Marshal. Tutta la vita. Dobbiamo dare all'aria lo Spymaster o minchia, questo qua, o lo Steward. Steward 17, non è male. Mentre Spymaster 11, Spymaster a cosa mi serve? Mi serve per creare dei plot. Per il momento io lo metterei come Spymaster in attesa di qualcuno migliore e in attesa di avere la necessità di
di uno spy master più cazzuto. Quindi lo facciamo diventare spy master. Marshall Stewart no, spy master qua. Perfetto, abbiamo sistemato i due coglioni che ci portano giù, ci abbattono le cose. Abbiamo portato su questo, ci manca il cancelliere. Un cancelliere che non potrei essere tu. Che minchia, direi proprio di no. Al posto di minchia ci serve qualcuno con un alto. Mamma mia. Con un altro diplomazia. Non ce l'abbiamo, ce l'andiamo a rubare. Siamo a inizio gioco. Allora, prendiamo la moglie, 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 moglie. Moglie, abbiamo due scelte. Ho imparato. Possiamo prendere una vecchiaccia che ci dà un'alleanza interessante. E forse non figli, che può essere una cosa positiva se riusciamo a non morire, il nostro figlio non muore, negativa se qualcuno muore perché perdiamo la partita. Oppure giovane per avere dei figli. In ogni caso bisogna sempre controllare se c'è qualcuno, tipo l'Andrada, che ci può dare qualche prestigio. Prestigio, banalmente prestigio. Quindi direi di andare con questo che ci limita i patti di non aggressione. Ha 40 anni, so per esperienza che questa mi cagherà un figlio, però è l'unica che mi dà del 300 di prestigio perché ci sposiamo Carlo Magno. E quindi andiamo così. Mandiamo la richiesta a Carlo Magno per la moglie. Poi ambition, ok, ambition. Cosa siamo noi? Possiamo diventare paragon di virtù, quindi dobbiamo arrivare a pietà di 500 e ne abbiamo 10, abbiamo un guadagno di 1,38. Possiamo diventare re d'Irlanda o possiamo creare un war chest, cioè fare tanti soldi. Io direi di andare re d'Irlanda, potrebbe essere interessante in realtà. Però non ce la farò, non ce la potrò fare durante il periodo di vita del mio coso. Quindi forse pietà è la cosa più interessante. Vogliamo diventare Paragon. E focus, allora, focus, noi abbiamo molto forte marziale, diplomazia leggermente più bassa. E potremmo aumentare marziale e questo, e se lo mettiamo a capo delle truppe, guadagnare un punteggio. Però è rischioso mandare il nostro personaggio a capo delle truppe. Abbiamo anche intrigo alto. Intrigo alto, direi di puntare su intrigo. E una di... no, fertilità non mi interessa. La voglio tenere bassa. Portiamo l'intrigo più 3. Ok, due bambini non hanno un signorotto che li educa. Quindi alto learning, Finland, vai, il mio steward. E l'altro è il mio re. Educate, Finland. Ok, facciamo educare da sto qua. Titoli minori non assegnati, li assegniamo a chi ci odia e poi direi di non ci odia nessuno. Allora, chi ci ama di meno? No, reggente, sti cazzi, per favore, mi faccia la cortesia. No, il mio reggente, mi serve uno con diplomazia alto. Questo. Poi, chi è questo? Master Horse, ecco. Cominciamo a parlare la nostra lingua, questo si è incazzato, ma può morire malissimo. Fedak, diamoli a questi qua. Questo e questo. Perfetto. Fatto, fatto, fatto. Via. Allora, prima cosa da fare è iniziare a fabbricare un cle... no, rubare ai nostri vicini. Ok, vediamo un po'. Ok, ci siamo sposati. Perfetto, perfetto. Stop. Allora, andiamo a Conacita. Vediamo un po' se ci sono dei claimants. Questa
con un forte intrigo. Intrigo, diplomazia. 13. Verrebbe, noi lo invitiamo. Che non fa schifo. Qua. No. Qua. No. Qua. Che se lo troviamo ci portiamo qualcuno a casa, direi di no. Sì, qua c'è qualcuno. Che cos'ha? Diplomazia, non vuole neanche venire. Questo. No, Osraighi, Clements. Oh, bello questo con 23 di diplomazia. È interessante. Invita a corte. Questo è intrigo alto. È il suo spy master. Interessante, lo chiamiamo corte. Vediamo un po' se c'è altro. Questo ci servirà anche per ottenere. Cos'ha? Intrigo 14, interessante. Ci servirà anche tutto questo giochino che sto facendo per avere dei claim futuri. Molto futuri. Sugli altri territori. Ok. Ora. Abbiamo tutto quello che ci serve, l'unico problema appunto è un basso cancelliere con diplomazia bassa, ma dovrebbe arrivarci a corte qualcuno di interessante. Questo, may you live in memory, accetto. Questo, con diplomazia altissima se non sbaglio, questo qui. Altissima no, ma 13, ci piace. Ok, stop, stoppate. Questo cosa c'ha? Diplomazia 5, puoi ammazzarti. Guarda che faccia, 14, ok, tu, questo si chiama Krinnan, ok, questo, 23, era lui, basta, tu hai già il mio titolo, ti chiama, è bellissimo, Felen. Bene, tu diventi il mio nuovo. Sti cazzi. Perfetto. E ora vai a fabbricarmi un claim su qua. E siamo a posto. Bene. Mi dispiace. Vediamo un po' se c'è qualcosa di meglio. 23, ottimo. È vecchio. Non è neanche tanto vecchio, 34 anni abbiamo il nostro cancelliere. E il nostro cancelliere, questo che cazzo è? 9. No, adesso ti sostituisco, dopo ti sostituisco. Ok, questo qui, sto bagaglio, ha claim fabricated del 20%, 19-38% annuale. Questo significa che possiamo tranquillamente. Ah, manca il focus. Ok, questo cos'ha? Ha brooding, intrigo più uno e learning più uno. Se sentite del Mao è il mio gatto. Allora, intrigo più uno. Questo mi porta conscientious, stewardship. Questo Marshall, intrigo più uno. Intrigo più 1 e Rudy Marshall più 1, questo mi porta su intrigo, diplomazia e intrigo, mi interessa questo, vai. Uno e l'altro, che è il principino, c'ha diplomazia più 1 e intrigo più 1, stessa cosa. Intrigo, diplomazia, vai. Ok, abbiamo la barra 3 tranquilla, non dobbiamo salvare nulla perché siamo in Iron Mode, quindi viene salvato in automatico ogni tanto quando vedete la clessidra. Qui intanto c'è un assedio. Ok, lasciamo passare del tempo per vedere cosa succede. Questo dovrebbe fabbricare molto in fretta il claim, così da permetterci di andare in frettissima. Ah, no, possiamo fare una cosa.
Possiamo mettere il nostro Marshall ad allenare le truppe. Ciao. Potremmo metterlo a studiare tecnologia da qualche parte qua nell'impero. Sì, nell'impero. Nell'impero. Vai. Cosa è successo? Ecco. Mi ammalo. Questa è sfiga, comunque. Non devo morire prima di aver messo su quel ducato. Dopo posso morire. Sfiga. Ho beccato il tratto ammalato. Oh, sono vivo. Ho perso. Affanculo. Ho perso. Ok, tu fabbrica perché la mia dipartita è prossima. Ok, militaria 700, dovrei essere superiore come numerosità a lui. Ok, sono felici. Perfetto, e corri. Tanto stiamo mettendo da parte del denaro. Il prestigio sta salendo. La pietà un po' di meno, dobbiamo guadagnare più pietà. Dobbiamo arrivare a 100 di pietà. 100 o 300, non lo so. Non credo che con le guerre guadagneremo nuova pietà, però ci proviamo. Questo intanto cosa sta facendo? Ha un due figli. Non ha ancora claimant, ha questo tipo qua sotto che diventerà un mio problema in futuro. Dalle scorse partite, intanto che il tempo va avanti, ho scoperto diverse cose. Ah, una caravana di mercanti è arrivata. Sì. Sì, facciamoli entrare, magari rimane qualcuno di notevole. Vediamo, facciamo loro contare. Mi regalo, mi lascia un regalo. E ci arriva un guerriero, ci arriva un guerriero, interessante questa cosa del guerriero. Perché noi abbiamo un Marshal con 16 e il guerriero che ci regalano, Idris, potrebbe essere migliore. Allora, intanto abbiamo un 14, no. Idris, no, 7, il beduino. Ci facciamo un cazzo. Ha uno stewardship più alto, ma non ci ha dato niente di interessante. Leggi ancora non ci interessa nulla, tecnologia niente. Questo useremo poi. Intrighi non ci interessano. Religione. Religione. Religione, vabbè, ci siamo. C'è il Papa. Ok, lasciamo lavorare il nostro Uldale e poi ci imbarchiamo nella guerra.
Con quello che ti pago devi fare in fretta, eh. Questo sta addestrando le truppe. Intanto il nostro bilancio sta andando su, è positivo. Prestigio sta salendo e anche la pietà 54. Lavora, lavora. Pipi in qualcosa. È morto il Papa. Ok, mancano focus. Ok, noi abbiamo guadagnato playful, curioso, learning più uno, diplomazia più uno, intrigo più uno. Mi aumenta la diplomazia. Questo è il mio secondo figlio, no? No, no, è qualcun altro. Quindi direi di andare su intrigo. E il mio figlio, che è uno stupido diplomatico e intrigante, lo portiamo su diplomazia. Vai. Together, contract, consumption. Ecco, abbiamo la donna incinta, vabbè. Questo cosa vuol dire? Together, contract, consumption. Potrebbe morire? Tubercolosi. Vabbè, chi se ne frega. Mi sta anche sul culo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Produci un claim, così andiamo in guerra. Un bimbo. Ok, abbiamo un pericolo di perdita di successione, chiaramente, come vi dicevo, se moriamo prima di fondare il ducato, una argialla ancora il maledetti. Se per esempio quell'il ci stronca, l'argialla finisce in mano al nostro primogenito e il Tiere Aghanan secondo, che poi dovremmo uccidere con un plot. Ok, abbiamo il claim. Perdiamo del prestigio, non ci interessa. Perdiamo del denaro, però abbiamo un claim. Perfetto. Vorrei andare indietro con la velocità. Ok, perfetto. Siamo in guerra, questo lo posso ritirare. Così, questo lo posso ritirare e poi andiamo di guerra. Tutte 700, queste le portiamo qua. Li uniamo e andiamo a battere, a fare toc toc culette al nostro acerrimo nemico. Abbiamo noi, non mi piace questa cosa. Chi mettiamo qua? Qua ci mettiamo. No, questo Nial. Mettiamo qualcuno che ha un Marshal più a questo, Fedak.
Questa è Minchian e questo? C'è nessuno, quindi nessuno. Vai. E si inizia la guerra. E ok, quindi. Ah, cazzo, non ho dichiarato guerra. Merda, ho fatto un errore. Se non dichiaro guerra è un po' difficile, stop. Allora, disbando, in realtà no, lo devo solamente dismiss. Ok, dichiaro guerra. Con la claim che abbiamo, send. E adesso faccio un rise. Questi li porto qua. Faccio passare il tempo. Loro stanno arrivando a noi, ma noi scappiamo. Stop. E li prendiamo qui. E vediamo di fare la guerra. Facciamo la guerra, andiamo a fare l'assedio. Oh, meno male, sono vivo. Guerra che andrà vinta perché abbiamo una numeranza nu spaventosa. Ok. Loro scappano, noi andiamo qua. Andiamo a fare assedio del loro territorio in attesa del loro arrivo. E lasciamo andare il tempo. Lasciamo che qui si vinca l'assedio, siamo al 20%, quando loro tornano li puniamo, potrei punirli subito e poi tornare lì. Ma no, siamo in assedio, ok. Tanto qua ci prenderanno probabilmente una delle due città. Ma forse no, o forse no. Sì, l'hanno presa, adesso vanno qui e vediamo che succede. Ok, abbiamo preso qualcuno. Abbiamo degli ostaggi, un sacco, ci facciamo pagare. Ok, rimaniamo qua e vediamo che cosa succede. Se non sbaglio, fra un po' loro dovrebbero andare in inferiorità numerica e rimanere in stallo. A quel punto noi li possiamo spaccare. Intanto finiamo l'assedio. Cos'è successo? Ho spinto. Va bene. Ah, ok. Allora a questo punto li andiamo a prendere. Oh, abbiamo finito l'assedio. Abbiamo finito l'assedio, ok. Perfetto. Quindi adesso dobbiamo andare a prendere i nostri nemici. Capire dove sono e andarle a prendere. Quindi ci conviene aspettare e vedere la loro bandierina tornare indietro perché adesso sono in follia. Eccoli lì. Noi andiamo qua, li facciamo tornare giù e li prendiamo sotto la coda. Cerchiamo di portarli giù. Ok, vediamo un po' se riesco a ottenere la pace. No, ancora no, quindi dobbiamo continuare. Li dobbiamo seguire. Seguire o attendere il loro ritorno, insomma. Magari andiamo in Argialla. Forse tornano. Eccoli lì. Tornano a Lulaid per riprendere il loro territorio e noi li attacchiamo quando ritornano.
Sono lì che si stanno caricando di rabbia e stanno camminando. Eccoli qua. Vai. Ne dobbiamo lasciare tregua. Devono morire, completamente morire, perché dobbiamo aumentare il nostro potere. Scappano. Ok, siamo lì. Tanto ogni tanto controlliamo se possiamo offrire pace con il territorio, ma non ce lo danno ancora. Questo non so neanche chi cazzo è. Spero non venga a fare guerra a noi. Ma non credo, perché non ci hanno dichiarato guerra. Ok, loro stanno tornando. Ok, bravi. Centodiciassette. Ok. Rimaniamo qui in attesa del loro ritorno. Beh, li possiamo spostare. Tanto questi vanno lì, noi torniamo indietro. Li aspettiamo. Qua c'è un assedio. Eccoci di nuovo qui. Per voi non è passato nulla, per me qualcosa. Proseguiamo con la nostra ricerca del ducato e vediamo di farlo perché una volta preso questa contea abbiamo bisogno di oro. E quindi prima di andare avanti vado all'assediato e gli offro il prigioniero. Chi? Gli diamo, gli diamo, gli diamo, 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 diamo. Vai, send, ci paga. E poi vediamo se ci offre la... No, vai. Ok, questo deve andare qua. Perfetto, e andiamo in guerra. Dovrebbe essere vittoria. Ok, mettiamo in pausa. Ok, loro scappano, noi torniamo indietro. E perfetto, mi servono 200. Quindi prima di dare la pace, che ancora comunque non è excommunication. Ransom, ok, per suo figlio. Però... Non ha più soldi, ok, è messo di merda. Sua moglie è imprigionata. Sua moglie è imprigionata, noi dobbiamo fare la pace. Passo il prima possibile. Adesso aspettiamo che tornino le sue armate. Torneranno. Tanto questo lo richiamiamo. Stop. Chi è morto? Successo qualcosa. Allora, vediamo un po' cosa è successo. Intanto lui non deve più portare su dissenso. Piuttosto iniziamo a produrre un claim qui giù. Qua. Perché noi cosa abbiamo? Abbiamo come claim titoli questi, ok. Siamo Ceforn e Ceforn. Uta. Abbiamo questo strong claim. E poi nient'altro di interessante, quindi potremo mandarlo a fabbricare un claim qua. Così ci espandiamo a sud. Mi è morto qualcuno, probabilmente. Però al momento non mi interessa, cioè in realtà mi interessa un po', ma non me lo... Ah, non ha soldi, non ci avevo già guardato. Ok. Perfetto, vediamo un po'. Offer peace, yes, stop. Perfetto.
Offer peace. Offer peace, offer white peace. Questo. E diventiamo chief dom. Cosa vuole sto qua? Questo è lui? Sì. Ci danno your house, we surrender. Ok, si arrendono. Ci danno il titolo, prestigio, e loro lo perdono e noi accettiamo. E abbiamo usurpato il suo titolo. E abbiamo vinto. Ok, Manflan è stato rilasciato e abbiamo la possibilità di perdere titoli. Ok, possiamo creare un titolo, è questo che ci interessa. Possiamo creare il ducato di Ulster. Perfetto. Questo però ci costa. E infatti, ci costa 187. Tutto il resto ce l'abbiamo, dobbiamo ottenere del gold. Essenzialmente dobbiamo aumentare gold, gold che non dovrebbe diminuire ora che disbandiamo la nostra truppa. Vediamo un po', sì, perché dovremmo avere meno spese ora. Ok, e niente, aspettiamo, questo è chi è? Ok. Questo sono io, perfetto. Vai. Ora non ci resta che produrre denaro, tantissimo denaro, essenzialmente, prima di morire. Altrimenti è un casino. One title, questo non me la faccio con un cazzo. Cos'è? Erede non maritato, perfetto. Ok, allora è il momento di maritare l'erede. Maritare l'erede maschio significa che il suo discendente prenderà tutto quello che abbiamo come erede maschio. Inoltre potremmo cercare una mogliettina onorevole, qua ne abbiamo una, ne abbiamo un paio, di 19 anni, il nostro ne ha 16, quindi questa di 9. Sono francesi, è vero. Sono francesi, però hanno dei claim in Francia e noi claim in Francia. Frega poco, vediamo un po'. Questa cosa ha un claim debole sull'impero di Francia. Ok, e questa cos'è? Ha un claim debole sull'impero di Francia. Su West Francia, Middle France e Sassonia. Ok. Can be inherited by a successor. Vabbè. Quindi queste due qua ci danno prestigio al nostro figlio. In alternativa, noi potremmo vedere che il Kingdom de Jure è il nostro Irlandina, bam bam bam, che è il nostro obiettivo in realtà, uno dei nostri obiettivi. Per prendere questo noi dobbiamo conquistare 7 territori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7. Quindi potremmo anche fare il giochino semplice, nel senso che possiamo puntare a ereditare, a far ereditare al nostro erede, appunto, qualche cosa di qui. Quindi potremmo andare a vedere se hanno delle figlie femmine. Questo è un maschio. Questo cosa c'ha? Questo l'erede è un maschio, non ci interessa. Niente. Questa è una femmina, femmina, femmina. Per esempio, Donna Cad of Childara ha tre figlie femmine. Chi eredita? Questo è da vedere. Chi eredita il... Eredito. Ok. Questo, Dublin. Niente, qualcun altro. Perché non c'è il matriarcale? Quindi eredita sempre il maschio. Facciamo così, diamo a nostro figlio una francesina. Una francesina di 9 anni. Di 9 anni, però questo ha poche cose, questa ne ha un sacco invece. Diamo questa qua di 19 anni, vai. Che è
è di Pipino di Francia dell'Ovest, eppure bella, che bella. E la facciamo venire qua. A me serve il denaro, serve il denaro, ne serve tanto. Prima di morire, porca puttana, prima di morire, possibilmente prima di morire. Ok, erede maritato, perfetto, erede maritato, è arrivata la signora. Abbiamo bisogno di, qua stiamo guadagnando meno di uno al mese, meno di uno al mese, abbiamo bisogno di guadagnare di più, è quello il punto. E il punto è ancora che non abbiamo strumenti per guadagnare di più finché non cambiamo governo. Nuca. E quindi è molto lento arrivare a 187. Dobbiamo stare abbastanza attenti. Questo titolo può essere creato, ma questo non dobbiamo morire fino a quando non arriviamo a 187, altrimenti perdiamo quasi tutto, nel senso che questo si becca questo qui. Erede di Giulia 2-2 e questo se ne becca uno e quindi dovrà morire essenzialmente. Se posso evitare di uccidere un fratellino, quasi quasi, questo è sposato, bene. E devo trovare il modo per fare denaro e non l'ho ancora trovato, forse non esiste. Forse possiamo giocare sulle tasse. Almeno siamo a posto, più o meno. I plot costano, fazioni non ne ho, leggi, reame, stato della donna, titoli, non mi interessa, obligation, dunque, qua parliamo di mesi. Mi servono più mesi. Più mesi. Vediamo un po' cosa si può fare con le tasse. Nobile. Tasse. Non ho ancora capito bene come funzionano come tante altre cose, però vedo che qui, per esempio, se aumento questo, le tasse sui vassalli aumentano del 15. Quindi io aumento le tasse sul vassallo. E potrei farlo. E prendo del 15% in più. Qui aumentano del 25%, qua del 20%. Qui aumenta le tasse un sacco, sono bloccate, non... aspetta. Hanno... ok, pirati. Non li stiamo supportando, Pipino. No, stiamo sperimentando la piaga dei pirati sulle nostre coste. E ci sono rumors che tu li stai supportando. Incazziamoci. Con Pipino mi incazzo, sperando di non far guerra. Ok, 107. Allora, stiamo parlando di tasse, cose importanti. Non possiamo fare questo perché non abbiamo la legge. La legge. Tax. Cosa dice? Bah, io romperei a sto punto il patto, però siamo deboli, sono
Solo che in questa zona per 5 anni possiamo anche permettercela. Guadagniamo del prestigio. Il prestigio è importante. Però, vediamo un po' di fare marcia indietro con la Francia. Ci potrebbe essere utile, non so come, ma potremmo chiamare l'aiuto della Francia. Devo capire sta cosa delle tasse, intanto che il tempo scorre. Se non ci rompe il cazzo Pipino ancora il breve. Allora, potremmo aumentare le tasse sui nobili, le tasse sulla borghesia, le tasse sulla chiesa e le tasse sulla tribù. Tasse sulla chiesa, su tutte le altre cose, non si possono aumentare perché dicono che dobbiamo avere tassa focus and noble obligation. Shift balanced. Sarà questa. Questa tassa di più i nobili. Se io aumento le tasse e poi le ridiminuisco. Allora, questa ci dà più 50% del minimo, questa più tasse 25%. Proviamolo. Ok, magari si incazzano, magari, però è aumentato un po' di più al mese. Andiamo anche col la borghesia non posso più fare niente. Fino al maggio 8-7, ancora un anno, e poi aumento ancora delle tasse. E poi ci lavoriamo, dopo le riporto probabilmente dove erano. Ho perso il prestigio, come avete visto, ma lo guadagniamo. Qua abbiamo quasi uno al mese. È sempre poco, però d'altronde ci serve. E ci serve per questo titolo. Perché ancora non ho capito se si può andare in prestito di denaro, ma direi di no. 184 ci costa. Vediamo un po'. Tasse, tasse, tasse. Abbiamo aumentato le tasse dei nobili. Possiamo fra un po'. 87 ai 10 anni. 10 anni di Cristo. Ok, non ho istruzione. No, cosa dice? Focus. Focus. Allora, sto ciccio. Cos'ha? Non c'è un cazzo. Bah. Andiamo sul learning. No, chi se ne frega. Ma chi è un figlio? È mio figlio. Allora è meglio tenerlo sul marziale. E basso, diplomacy. Ok, ho un erede. Ho un erede, perfetto. Questa cosa mi dà? Learning, non ci interessa. Cos'è successo? Allora, vogliamo il focus diplomacy che dovrebbe essere qua. Intrigo, diplomazia, vai. Diamogli sto focus. Bene. Le tasse stanno aumentando, mi servono ancora 60 mesi. 60 mesi sono 3 anni di gioco. In 3 anni di gioco può succedere tutto, anche ottenere il claim, quel claim lì che non sfrutteremo perché mi pesta via del denaro. Vediamo un po', tanto lui corre. Come sono messo con questo figlio? Arrangiamo un matrimonio. Che cazzo dici? No. Qui sta cagando soldi. Uno. Sì, è un po' difficile far denaro, eh. Probabilmente è la cosa più complessa. Però uno al mese, 30 mesi, 3 anni, è accettabile.
Cos'è? Grigo Canyon 6 to kill Princess Gisella of France. Va bene. Coglione. Andiamo il più veloce possibile. Speriamo di non avere problemi. Soprattutto con la morte. Abbiamo bisogno ancora di 50 mesi. Ah, un piccolo regalo. Ok, questo ci dà un titolo che. Che diplomazia più 3 gridi, questo qua ci dà gridi. Perdiamo uno di diplomazia, ne abbiamo 9, però ci garantisce. Allora, noi non dobbiamo portare nulla ai figli, abbiamo già i figli, abbiamo già gli eredi. Sono molto dubbioso, però Greedy mi potrebbe far comodo in questa situazione. Vai. Ok, Greedy tried. Faccia da Greedy. Quindi, voglio più soldi, più denaro. Ok. Sta aumentando, infatti. Di pochissimo, ma sta aumentando. Dobbiamo fare il ducato prima della mia morte. No, della morte di Nial. Deve campare ancora 2 anni. Campa. Ok, è nata una figlia del mio erede. La figlia è interessante. Più o meno, se la diamo in sposa, di fatto stiamo garantendo un claim a chi se la sposa. Titoli speciali, perché? Commander, mi è morto un commander. Vediamo un po' come sono messi a arrabbiatura. Bobo mio, bobo mio. Vai. Ok. Potrei fare il pietoso. È una mia cor. No, no, no. Mai andare con le cortigiane. Attaccano malattie. Questo mi dà. Ah, opinion, scelta di censo. Ok. Cos'è? Ok. Giustamente. Possiamo tentare di imprigionare Erkaid MacMeld. Abbiamo il 74%. Questo è un mio. Della mia dinastia. Cosa sta facendo sto qua? Dopo ci guardo. Sono rivali. Questo qui. Se parliamo. Potrebbe. Dichiararci guerra e volare un'altra corte. Ok, per quale motivo? Quindi abbiamo scoperto dei plot. Ah no, ho fatto autostop plot. Vabbè, ho sbagliato. No plot, Arcade, questo qua. Contro Finlake. Ok, no, non. Vabbè, metteremo un occhio sopra. Keep an eye on Arcade per trovare i suoi più oscuri segreti. Potrebbe garantirti la possibilità di ricattarlo. Ucciderlo. Do it. Questo, perfetto. Beh, no, lasciamo lì. Ok, un titolo può essere ancora 40 mesi, ragazzi. 40.
questo qui terremo. Ok, aspettiamo, vediamo che succede. Nel frattempo aspettiamo di farci soldini. Soldini che arriveranno, arriveranno, arriveranno. Ok, sì. Guardiamo altre cose, lasciamo perdere, abbiamo perso del tempo su questo, ma non lo voglio imprigionare perché per il momento preferisco concentrarmi su una cosa alla volta, dato che faccio molto schifo in questo gioco. Anche se sto correndo un sacco. Però, 46. Questo è morto? È morto, l'ha ucciso. Il mio. Ah, però ho perso lo steward. Ho sbagliato. E adesso c'ho Idris Abeba qua. Mettiamo questo, mettiamo questo. Mettiamo quello così ritorna a essere mio amico. La settimana prima del torneo è stata stressante. I cavalieri che sono arrivati hanno bisogno di dormire nella mia cosa. Ok, posso diventare cinico fino al 70, fino al 21 agosto, quindi 6 mesi, avendo più uno di intrigo, più uno di diplomazia e meno opinione. Oppure posso diventare gregario, posso guadagnare 100 di, 10 di pietà. Oppure diamo sfogo a tutto e Dabgmein, che cos'ha? Opinione mai alta, andiamo con 10 di pietà. Dai, che ce la facciamo a fare il nostro, la nostra ducato, il nostro ducato. Manca poco. La sfiga può ucciderci, sempre. 77, sta scendendo oltretutto. Spero, sì. Quindi 20 mesi. 20 mesi. Intanto stiamo fabbricando una claim che ci servirà. Ci servirà per estendere il nostro possesso dell'Irlanda, di pezzo di Irlanda. Essendo ducati, potremmo prendere anche quella parte lassù, che però è di un mio fratello, di un mio cugino, quello che è. Che ha un erede che è uno spy master. Questo erede qua è sposato, immagino. No, potrei darlo in marito a mia moglie, a mia figlia. Mia moglie sarebbe difficile, a mia figlia. Se questo diventa il marito di mia figlia, eredita il coso. Il figlio di mia figlia eredita quella parte lì. Ma quanti anni hai? 21. Sta succedendo qualcosa. Cosa sta succedendo? Non ha claimants, questo ne ha. Stop un secondo. Allora, questo verrebbe. Quindi possiamo portarcelo a corte. Potremmo andare. Ah, non c'è mica nessuno. Ok, no, però possiamo vedere quanto ci costa. 175, dai, che ce la facciamo. Oh, fermi, fermi tutti. Wisdom Mercer Legendary. Meh. E questo viene. Perfetto. Flan è arrivata. Ok. Questo vuole 175. Ci siamo quasi. 5 mesi. Ok, Book in the Heart of the Right Emperor. Va bene. Questo.
Allora, possiamo leggere cosa andare a caccia. Non ho idea di cosa significhi questa roba qua. Boh, basiamoci sul libro. Ok. Mi deprime. Usiamo l'uccello, puntiamo l'uccello. Quasi, quasi, quasi. Create 175, ci siamo quasi. Adesso mi dirà che l'uccello mi deprime. 173, febbraio. Ok, perfetto. Andiamo a zero. Però mi dà prestigio e mi toglie cose. E creo il ducato. King Neil Noi ha creato il titolo Petty Kingdom of. Ok. Perfetto. You can press the jure. Potrei andarlo a prendere di jure. Ed è quello che farò. Ed è quello che farò. E posso avere Commander, quindi altro Commander, titolo di Commander, lo potrei dare a Fregal, Fergal. C'è qualcuno che mi odia? No, perfetto. E Arcade che mi ha ucciso lo Spy Master, piccolo pezzo di merda. Ok, abbiamo un De Jure qua, guadagnato. Vediamo un po', De Jure, Hulaid, quindi non è più Hulster. Quindi teoricamente possiamo prendere questo territorio. Siamo scarsi, abbiamo zero di denaro, potrebbe valer la pena ritirare il nostro consigliere. Ritirarlo. Ok, ora potremmo fare guerra e prendere anche questa parte qui, dato che noi abbiamo già un bel territorio. Oltretutto, il mio figlioccio, io ho 64 anni, il mio erede cosa eredita? Avete un cazzo. Erede si prende il Petty Kingdom of Hulia, che è la contea. Il Antigal e quindi sposato una principessa, bravo, bravo. Pertanto direi che il compito a casa l'ho fatto. Mi sono portato a casa il ducato e per i prossimi compiti vedremo cosa fare. Se andare, direi di andare di spingere su questo, anche se mi spaventa il non avere denaro. Però non me ne frega in realtà un gran che cazzo di niente. Quindi vediamo un po' subito. Potrebbe essere. Sta moglie, chi è? Questo? Your Kinsman. Questo è un roba della mia dinastia. Potrei vedere un po'. Ah, noi possiamo offrire. Possiamo offrire di. Oh, ok. Mando un'offerta a Chef Domant asking them to become a vassal of ours. Quindi, sì, potrebbe diventare nostro vassallo. E ce la caviamo senza guerra. Il che non è male, vediamo un po' cosa succede. To the Honorable King Nile. Ah, accetta, accetta. Accetta, è diventato nostro vassallo. Quindi adesso abbiamo il territorio, è tutto nostro questo. Anche se non è direttamente mio, è roba nostra. E
abbiamo quattro territori. Stop un attimo, andiamo a vedere due cose. Da qualche parte ci sarà la possibilità di capire se si può creare qualcos'altro. Petit Kingdom. Perché comunque questo qui a chi va in eredità? Ha il suo e rimane vassallo. Sì, direi di sì. Erede. Tircio un anello. Vabbè, ho vassallizzato. Perfetto, roba nostra. Questo è mio, 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 mio. Questo qua dopo diventerà del mio omino e quindi ho questo adesso. Ho questo perché io non ho più. Ho Petty Kingdom, ho il Chevron Jarl, Chevron Tyr e Chevron Ylvea. E poi ho vassalli. Questo qua è incazzato come pochi. Ma è un mentecatto. Però mi dispiace. Incazzato, chi se ne frega. Quindi partiamo qua. Partiamo da qua, ma andiamo a fabbricare claim, dovevo lasciarlo lì. Maledizione. E questo stronzo, come è messo? Ha un erede? Ha un erede. E questo non avrà figli. Questo ha una moglie e tantissimi figli. E non ha un erede. Come si fa? Offer vassallation, no, vedi, questo non me lo dà il vassallation. Non me lo dà. Neanche questo me lo darà. Oddio. Qua abbiamo dei claimant. No, quindi dobbiamo fare un claim. Questo sì, e ce li abbiamo già. E ce li abbiamo già. Questo è da noi ed è già il nostro, quindi dovremo spendere un sacco di denaro, beh, ci ho risparmiato, dai. Un sacco di denaro e spingere lì, anche se non abbiamo neanche il governo a posto. Niente, dobbiamo fare il claim qua. Questo di sangue, erede. Suo figlio. No, sua figlia. Questo erede qui lo sposiamo con mia figlia. Ok, hanno studiato. Ok, guadagniamo il 33% di guadagnare della roba. Robaccia, mentre qua potrei mettergli mia figlia. Mia figlia, matrilineare, vediamo un po'. Morto? Cos'è? Felan, non ho cancellato. Peccato, questo è un peccato, era forte. Vediamo cosa succede qui. Allora, se ci proponiamo sto tizio qua. Ok, noi abbiamo, guadagniamo 15 di prestigio e perdiamo 200. Matrilineare invece guadagniamo, a niente no. Però accetterebbe anche matrilineare, vuol dire che i figli. Tu, questo diritto qua passa ai. Cosa vuol dire questo? Allora, ogni figlio nato dall'unione sarà della dinastia della madre. Pertanto, sposando la figlia rimane in casa, però noi perdiamo prestigio, anche se questo coso qui potrebbe essere comodo. Aspettiamo. Chi è morto? È morto Felden? È morto? No, è andato via. Dove è andato? Era incazzato? No. Perché è andato via? Ok, siamo a morire di questo. È andato a Felan Host. Ok, peccato. Ah,
Ah no, vuole questo territorio. Interessante. E non ho capito. Questo ce l'ha con me? Questo me lo sono perso. Vabbè, mettiamo questo. Quindi, Fellow's Left. Questo me lo devo studiare. Quindi lui lì è incazzato. Dove è andato? Qualche parte. Allora, Tribal Land. Qui, è qua, siamo qua. Boh. Vabbè, adesso per il momento siamo messi in questo modo qui. Dovrò. Cosa dice? Adesso mettiamo a posto. Dovrò fare del claim peso qua. E fare del training peso tipo qua. Non possiamo controllare queste truppe, è vero, quello è un problema, potrebbe essere un problema, però per il momento. Potevo prenderlo questo qua. Vabbè, ci ripensiamo. Cioè non ci ripensiamo più, è roba mia, è vassallo mio. Ok, gli devo dare un focus a questo qui. Che ha? Cosa c'ha? Diplomazia forte. Beh, a posto, direi che per il momento ho chiuso. Ho preso questa zona qua, che non è più l'Ulster, ma è Ulhaid. 4 territori, ce ne mancano 3, questi 3 magari, per poter prendere l'Irlanda. E vediamo un po', noi abbiamo 64 anni, però il nostro erede è già sistemato, quell'altro chissene, tanto lui. No, ma che cazzo faccio? Questo lui ha come erede, non è ancora designato, ha 10 anni, potremmo darla in. No, non possiamo, però possiamo fare un betrayal. Troia. Lo mettiamo con chi è questo? Mia nipote? Ah, figlia di mio. Se questo si sposa questa in via matrilineare, rimane tutto in famiglia. Ci penso. Anche se. Magari è meglio farle sposare qualcun altro. Fagli sposare qualcun altro. Vabbè, posso. Vi saluto.